Care sorelle e cari fratelli, care amiche e cari amici in ascolto su Radio Beckwith, vi do il benvenuto a questo momento di culto. Vogliamo oggi porci all'ascolto di una parola che è più grande di noi, una parola di vita e di grazia. Vogliamo portare insieme le nostre vite davanti al Signore nella preghiera e intonare insieme i suoi canti di lode. Noi celebriamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro principio, il nostro aiuto, la nostra consolazione sono nel nome di Dio che ha fatto i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo. Amen. Ascoltiamo alcuni versetti del Salmo 97. Il Signore regna. Esulti la terra e gioiscano le numerose isole. I cieli annunciano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Poiché tu, Signore, sei l'Altissimo, voi che amate il Signore e odiate il male, egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi, la luce è spuntata per il giusto e la gioia per i retti di cuore. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome. Preghiamo. Cristo, tu sei diventato uomo e nostro fratello. Hai portato Dio in mezzo alle nostre vite. Il tuo divino amore illumina la nostra comunità. Siamo raccolti davanti a te così come siamo. La nostra vita brilla a volte di una profonda fiducia in te, altre volte è buia e fredda come un fuoco spento. Ma tuo amore dura in eterno. A te ci apriamo. Colmaci della tua grazia. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Lezionario, un giorno una parola ci invita a riflettere oggi su un brano della seconda lettera di Pietro. Ascoltiamolo. Leggiamo ora dalla seconda lettera di Pietro al capitolo 1, i versetti da 16 a 21. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate,
ma perché siamo testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio, Padre, onore e gloria. Quando la voce giunta a lui, dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita, questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestare attenzione. Come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Amen. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Care sorelle e cari fratelli, non siamo andati dietro a favole abilmente inventate, scrive l'autore della nostra lettera. Ma è proprio quello che dicono non pochi della nostra fede. Dicono che la Bibbia contiene soprattutto storielle e che è inutile o perfino sciocco seguirle. A me è capitato in villeggiatura. Avevamo piantato il nostro ombrellone a fianco all'ombrellone di un poliziotto e della sua famiglia. I nostri figli avevano cominciato a giocare insieme e noi a chiacchierare. A un certo punto lui mi chiese che cosa io feci nella vita e io risposi che ero una pastora e che a me piaceva soprattutto la catechesi ai bambini. Il suo commento era netto. Mi disse: «Eh sì, ai bambini si possono ancora raccontare queste storielle». Io ho trovato il suo commento offensivo. Offensivo verso di me, ma anche verso i bambini. Dopo un po' però sentivo soprattutto tristezza. Tristezza perché quell'uomo non aveva mai dato una chance a quei racconti. Li aveva scartati a priori. Da poliziotto probabilmente era abituato a cercare i fatti dietro ai racconti. Ma quello era diventata la misura con la quale misurava ogni racconto. Dopo qualche settimana feci un'esperienza completamente diversa. Avevo portato mia figlia da una sua amica e la mamma mi fece entrare in casa e mi offrì una tazza di tè. Allora ci sedemmo intorno a tavola, in cucina, a prendere una tazza di tè. E lei cominciò a raccontarmi di suo padre, che era morto 2 settimane prima. Mi disse che quel padre era stato un padre molto riservato, molto chiuso, e che lei aveva sempre l'impressione di non conoscere veramente il suo padre. Non sapeva niente di lui da prima della sua nascita. Poi aveva deciso, l'estate precedente, di stare per 2 settimane con lui. Non sapeva ancora che i giorni di suo padre erano contati. In quelle 2 settimane il padre si era aperto e le aveva raccontato tutta la sua vita. Aveva cominciato a raccontarle dei nonni, poi della sua infanzia, della sua gioventù, come aveva conosciuto la madre, come aveva scelto il suo lavoro. Finalmente la mia interlocutrice aveva conosciuto suo padre. Era contenta di avere tutti questi fatti sulla sua vita, ma lei mi disse che la cosa più importante era di aver vissuto quel racconto insieme a lui.
avevano vissuto quel racconto insieme. E attraverso quel racconto avevano trovato l'intimità che non avevano mai avuto prima. Attraverso quel racconto avevano instaurato una relazione, si erano veramente conosciuti. La cosa che mi aveva colpito ancora di più è che quell'uomo di cui lei mi aveva raccontato, attraverso il suo racconto, era diventato anche parte della mia vita. Anche se io non l'ho mai conosciuto e non lo conoscerò mai, lui è parte anche della mia vita. Il racconto non è sempre riducibile solo ai fatti. Più delle volte il racconto è molto, molto di più. È un terreno su quale noi possiamo incontrarci. Mi sono chiesta a quale categoria appartiene il racconto biblico. È più un racconto di tipo rapporto di polizia? Oppure è un racconto che instaura relazione? Forse la mia domanda è quasi retorica. Non possiamo ridurre la Bibbia solo ai fatti. Il racconto della Bibbia ci offre molto, ma molto di più. L'autore della nostra lettera insiste sul fatto che lui è testimone oculare. Sembra che lui ci voglia portare ai fatti. Lui dice che lui è stato sulla montagna quando Gesù è stato trasfigurato. Però dobbiamo notare che lui, nella stessa lettera, solo due capitoli dopo, scrive che ormai tutti i testimoni oculari sono morti. Cioè lui dice di essere stato sulla montagna e nella stessa lettera scrive che quelli che sono stati sulla montagna ormai sono morti. Com'è possibile? Non è una contraddizione. C'è chi dice che l'autore non si sia reso conto di questa contraddizione o che lui spera che noi non ce ne rendiamo conto. Io non credo così. L'autore scrive con un linguaggio molto colto. È una persona colta. E perciò sono convinta che lui lo fa con intenzione. Lo fa per noi, perché lui vuole che noi ci rendiamo conto della forza del racconto biblico. Lui c'è stato sulla montagna. Lui ha fatto questa esperienza, anche se non c'è stato fisicamente. E lui ci dice che anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Che anche noi possiamo fare l'esperienza quando Gesù è stato trasfigurato sulla montagna. Come? Attraverso il racconto. Quando noi entriamo in quel racconto, quando noi viviamo quel racconto, quando noi ci lasciamo avvolgere da questo racconto, noi sentiamo la sua forza. E quel racconto diventa nostro, diventa la nostra vita. L'autore della lettera vuole che noi diamo una chance a quel racconto, perché è convinto che in esso noi possiamo trovare la luce per la nostra vita, come anche lui ha trovato la luce per la sua vita. Non è neanche un caso che lui scelga proprio quel racconto, quello della trasfigurazione, per parlarci della forza del racconto. Nel momento della trasfigurazione di Gesù si apre il cielo e si sente una voce. Tu sei il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. È la voce di Dio. In quel momento il cielo, Dio tocca la terra.
E l'autore ci vuole dire che anche noi, attraverso il racconto biblico, attraverso quel racconto, possiamo sperimentare nella nostra vita come il cielo tocca la vita, come Dio tocca la nostra vita. Attraverso il racconto noi possiamo incontrare Dio e Dio può diventare parte della nostra vita. Il racconto biblico è un racconto più grande di qualsiasi racconto, perché in quel racconto incontriamo Dio. L'autore della lettera vuole che noi scegliamo quel racconto, che noi facciamo quel racconto nostro, perché è un racconto di vita. Noi siamo circondati da così tanti racconti. E quanti di questi sono fake, sono falsi racconti? Quanti racconti sono racconti di morte? Noi questa settimana abbiamo ricordato la Shoah. E la Shoah è nata da un racconto di morte. È nata dal racconto del razzismo e dell'antisemitismo. Sì, ci sono racconti che portano la morte. E c'è un racconto che porta la vita. Il racconto del nostro Signore. Vorrei ancora ritornare una volta con voi in quella cucina, intorno al tavolo, dove io ero seduta con la mamma dell'amica di mia figlia, con la tazza di tè in mano. A un certo punto noi posammo quella tazza sul tavolo per poterci dare le mani, per pregare insieme. Abbiamo pregato insieme e in quella preghiera ci siamo resi conto come il racconto del Padre veniva intrecciato al racconto del nostro Signore. Ci siamo resi conto che i nostri racconti, i racconti delle nostre vite, sono custodite dal racconto del nostro Signore. Sono custodite dal nostro Signore. E in Lui noi troviamo vita. Amen. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore Dio nostro, tu ci cerchi per custodire le nostre vite. In te trovano compimento e riscatto. Ti
Ti vogliamo pregare per chi ha perso un genitore. Ti preghiamo per chi vive un rapporto difficile con i propri genitori. Ti preghiamo per chi si prende cura di loro e per chi non li ha mai conosciuti. Ti vogliamo pregare per chi non riesce a trovare il tuo racconto di vita e che va dietro a racconti vani, falsi e di morte. Ti preghiamo per chi è perseguitato per la sua fede, per chi è vittima di razzismo e discriminazioni. Tu ci hai creati uguali. Non dovrebbero esistere il razzismo e la discriminazione. Ti preghiamo per chi è malato e per chi è solo. Ti preghiamo per chi non ha una casa e rimane al freddo. Ti preghiamo per chi ha fame e sete, anche di giustizia e di pace. Ti preghiamo per chi è consumato dalla paura per il suo futuro e per chi cerca serenità. Signore, questo te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo lasciarci con la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore volga verso di voi il suo volto e vi dia pace. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e dei afflitti, e il Dio della pace resti con voi, ora e sempre. Amen.